il professor Franchi, direttore dell'unica struttura pubblica presente in tutta la regione. Molti pensano che la chirurgia plastica sia come la chirurgia estetica, invece la chirurgia plastica è un calderone generale che abbraccia dei sottosettori. La chirurgia estetica è chirurgia plastica dedicata all'estetica, è una disciplina chirurgica. È molto importante questo termine, in quanto non può essere considerato, come molte volte purtroppo capita nell'immaginario collettivo, come una sottomedicina, come una medicina di categoria B. È una chirurgia ancora più raffinata, cioè in certi casi, della chirurgia generale o di altre branche, perché ha un esito riscontrabile anche nei minimi particolari. Gli interventi che in chirurgia estetica vengono più richiesti e che io amo anche fare, perché sono appassionato del mio lavoro, sono attualmente la mastoplastica, che non è solo additiva, cioè non è, significa solo aumentare la dimensione del seno, ma anche correggere la forma, talora diminuirla. L'addominoplastica è un altro intervento che fa da padrone nella casistica degli interventi di chirurgia estetica. Si ricorre a questo intervento quando è sformata la parete addominale, però non sempre c'è l'esigenza, la necessità di fare un'addominoplastica completa. Si può ricorrere appunto a tecniche meno invasive come la mini addominoplastica, la liposcultura dell'addome. Perché liposcultura? Perché usando correttamente le cannule, che sono gli strumenti operatori, si riesce realmente a scolpire un profilo, potendo anche riniettare lo stesso grasso, eliminarlo, spostarlo, e quindi si riesce realmente a fare una sorta di scultura sul corpo. Gli interventi sono quelli di ringiovanimento del viso con lifting completi, lifting settoriali, blefaroplastica, correzione degli zigomi, del mento, delle labbra. Naturalmente parliamo da un punto di vista chirurgico. Poi esistono pure le possibilità tecniche di correzione con dei semplici filler o delle procedure non veramente chirurgiche. E comunque bisogna anche dire che adesso, in questo momento storico, e io sono uno dei sostenitori di questo, si è andato sempre più verso una chirurgia mini-invasiva, che non richiedono intervento, che permettono dopo l'anestesia un risveglio immediato, che hanno una minimalità dei rischi che si affrontano, però anche perfezionare queste tecniche richiede un grosso e lungo training. Non è facile ottenere dei risultati con una mini invasività, forse è ancora più complicato ottenere lo stesso risultato allargandosi con le possibilità tecniche. Anni è nata un nuovo settore di questa chirurgia che trova posto sia nella chirurgia plastica che nella chirurgia estetica, ed è la medicina rigenerativa. La medicina rigenerativa si chiama così in quanto utilizza cellule staminali e le potenzialità di cellule che vengono prelevate dallo stesso paziente, che vengono utilizzate per tante finalità. Si
siamo stati nella medicina rigenerativa tra i primi ad occuparcene in collaborazione con la divisione ematologica, che a Pescara è un fiore all'occhiello. Tanti anni fa, già nel congresso di Firenze, presentammo un lavoro sul gel piastrinico, che utilizza tutti i fattori di crescita contenuti nel sangue per la guarigione di ferite e per tanti altri fattori, per nutrire i tessuti, eccetera. E poi in tutta la nostra disciplina occorre anche un'altra qualità che nel nostro campo è molto importante: il buon senso. Il buon senso, che deve prendere in considerazione anche la soggettività del paziente. È l'unica disciplina in cui la bontà del risultato non sta tanto nel risultato tecnico, ma nel grado di soddisfazione del paziente. Quindi bisogna interpretare la psicologia del paziente, perché se il paziente rimane scontento, ma l'intervento è perfetto, abbiamo fallito. Nel mio nuovo sito ralfranchi.com potrete farmi tutte le domande relativamente ai tre argomenti che costituiscono, diciamo, la chirurgia plastica in senso lato, che sono la chirurgia plastica, la chirurgia estetica e la medicina rigenerativa, perché sicuramente ognuno di voi avrà un problema diverso dall'altro che non può essere mai generalizzato, e quindi sicuramente io non sarò stato oggi esauriente per ciascuno di voi.